Il viaggio attraverso le antichissime origini del Sulcis può partire da Villa Peruccio, dal sito di Montessu, dove si trova la più importante necropoli Domus Deianas della Sardegna meridionale. Risalente a circa 5.000 anni fa, questa necropoli custodisce circa 40 Domus Deianas, le case delle fate, secondo la tradizione popolare, scavate in orizzontale e di diverse tipologie. La visita della città di Sant'Antioco, costruita sulla Fenicia Sulci nell'VIII secolo a.C., consente di conoscere reperti di particolare interesse, come la necropoli, dove è possibile trovare numerose tombe scavate a vari livelli nella roccia di tufo, dagli ipogei punici ai loculi d'età romana, e il Tophet, il santuario fenicio-punico dedicato all'inumazione dei fanciulli. Il tempio, fondato intorno all'VIII secolo a.C., è diviso in cortili quadrangolari di varia ampiezza, che ospitano le riproduzioni di numerose urne con ceneri sacrificali, i cui reperti originali sono custoditi nell'adiacente museo archeologico. Siamo in compagnia della signora Susanna Mura, che è la vice presidente della cooperativa Archeotour di Sant'Antioco. Susanna, proprio Sant'Antioco, un paese così ricco di archeologia, una vasta area archeologica che si compone di 5 importantissimi siti. Vogliamo parlarne insieme? Sì, l'area archeologica di Sant'Antioco consta di 5 importanti siti. Il museo archeologico, nel quale appunto ci troviamo, una bella struttura inaugurata nel 2006 dopo una lunga storia. All'interno dell'area del museo archeologico è inserita anche l'area del Tophet, unica nel suo genere in quanto si tratta dell'unico Tophet dove ancora è possibile vedere materiali in loco, per cui è un sito molto visitato, ecco, soprattutto da stranieri che vengono esclusivamente per visitare il Tophet. Sulla collina, poi a 300 metri da qui, è possibile visitare il museo etnografico, un museo che espone materiali sicuramente più recenti rispetto a quelli archeologici, importanti perché comunque fanno parte della nostra vita agropastorale, diciamo scorci di storia più recenti che abbiamo comunque recuperato allestendo questo museo che espone materiali donati dai privati. Accanto all'area del museo etnografico, che è sito nella zona, nella via Necropoli, si trova appunto il villaggio ipogeo. E il villaggio ipogeo è un sito molto curioso, in quanto si tratta di parte della necropoli punica riutilizzata dalla comunità più povera di Sant'Antioco. Viene chiamata la zona delle grotte, impropriamente, in quanto grotte non sono, ma trattasi di tombe. Esatto, tombe riadattate però per necessità da coloro i quali, non potendo permettersi una casa in paese, avevano riadattato gli ambienti funerari ad ambienti abitativi. Sulla sommità della collina, poi, dove anticamente sorgeva un nuraghe, vista comunque la posizione centrale e dominante su tutta l'isola, sorge il Fortino Sabaudo, diciamo il monumento più recente dell'area archeologica del 1812, dal quale si può godere un bellissimo panorama. I siti sono gestiti dalla cooperativa, sono aperti tutto l'anno. E sono anche tanti i turisti che vengono appositamente a Sant'Antioco per visitare, oltre la bellissima costa e le bellissime spiagge, anche e soprattutto la parte archeologica. Quindi diciamo che può essere questo utilizzato come un mezzo per arrivare al turismo tutto l'anno. Sicuramente, anche perché le nostre condizioni climatiche lo permettono. Noi abbiamo notato, ad esempio, quest'estate che durante l'orario continuato, nei periodi di gran caldo, parlo di luglio e agosto, effettivamente l'affluenza degli stranieri aumentava. Nonostante appunto molti potessero stare al mare, gli stranieri però prediligevano in quelle ore venire a visitare soprattutto il museo. Il nostro è un museo vivo. Riusciamo ad organizzare nel museo diverse manifestazioni, ecco, proprio recentissima la seconda manifestazione, l'Arciere, quindi il premio di
scultura e pittura, che sta prendendo piede e sta diventando ecco, un appuntamento importante. Abbiamo organizzato diversi convegni, nel periodo natalizio ad esempio abbiamo organizzato la Befana Val Museo, un po' insomma curioso, ma un'opportunità per i bambini di vedere il museo anche sotto un aspetto diverso, filastrocche al museo, quindi abbiamo organizzato una merenda al museo, quindi importanti cerchiamo... scuse, chiamiamole esatto, così, per venire al museo. Perché è importante che il cittadino, quindi che il museo diventi luogo non solo per chi arriva nella nostra isola, ma anche per il cittadino, il senso civico, il bambino deve venire al museo e non deve pensare al museo come un luogo noioso dove vede soltanto reperti in vetrina, ma un luogo dove si possono fare tante cose, tante manifestazioni. Adesso ci sarà ad esempio Monumenti Aperti, per cui i bambini in quell'occasione delle scuole faranno loro da guida, quindi gli anni scorsi abbiamo fatto il tutto in costume, quindi comunque particolare, e abbiamo notato che comunque soprattutto i giovani, le nuove generazioni rispondono in modo molto positivo e questo crea chiaramente un sentimento particolare di attaccamento alle proprie origini, alla propria storia. Di ritorno sulla terraferma, in prossimità di Carbonia, si arriva al sito archeologico di Monte Sirai, dove su un insediamento nuragico si possono visitare i resti di un centro fortificato punico, di importanza strategica nel sistema difensivo, prima cartaginese e poi romano. Monte Sirai rappresenta un vero e proprio laboratorio a cielo aperto, dove è possibile vedere con i propri occhi il passaggio di secoli e secoli di storia leggendaria. Siamo con Sabrina Spagnuolo, presidente della cooperativa Start 1, che si occupa un po' delle attrattive, dei siti che riguardano una parte del Fluminese. Sabrina, un'attrattiva, parlando appunto di questa zona della Sulcis Iglesiente, è certamente il Tempio di Antas. Tempio di Antas, unico nel suo genere in Sardegna, meta quindi comunque di appassionati, di studiosi, anche di chi ama comunque stare all'aria aperta, perché la particolarità del tempio è indubbiamente anche l'ambiente in cui è situato. Un anfiteatro naturale contornato da boschi di leci che lo rendono comunque bello anche dal punto di vista paesaggistico. Una storia che inizia già dal periodo nuragico, infatti si può visitare anche un villaggio risalente all'età del bronzo. I nuragici avevano già utilizzato a suo tempo comunque l'area di Antas come area funeraria, con delle tombe a pozzetto di cui comunque ne vantiamo poche in Sardegna, quindi comunque importante anche da questo punto di vista. Mentre invece, Sabrina, il Tempio di Antas più o meno a quale epoca risale? Abbiamo il primo tempio punico che risale al 500 a.C. e poi arrivarono i Romani nel primo secolo a.C. Lo ristrutturarono nel III secolo appunto con la dedica che si nota sull'architrave del tempio, che denota appunto il tempio dedicato al Sardus Vater Babai, il padre appunto della stirpe sarda. La storia di culto della Valle di Antas, abbiamo già detto, inizia già dal periodo nuragico. La particolarità è che all'interno di una delle tombe è stato ritrovato un bronzetto che si dice sia la più antica raffigurazione del dio venerato in quest'area. Si punisce che i romani adoravano un dio con l'appellativo finale di Babai, che ancora oggi significa appunto anche in sardo padre. Quindi ecco che la più antica raffigurazione di questo padre, generatore della stirpe sarda. Successivamente i punici arrivarono in questa valle nel 500 a.C., costruirono un tempio che ha una particolarità. È costruito con una roccia che non c'è in questa zona, una arenaria, più malleabile rispetto al duro calcare con cui è costruito il tempio romano. Ecco che allora questa grossa mole di trasporto di questo materiale è giustificata dal fatto che comunque il tempio doveva divenire un tempio importante, un ritrovo per tutti i punici in Sardegna. Un'altra particolarità che possiamo citare del Tempio Punico sono le iscrizioni dedicatorie ritrovate. Infatti in questa valle è stato ritrovato un numero maggiore di iscrizioni puniche fra tutte le colonie d'Occidente, appunto puniche. Arrivarono poi i Romani, costruirono un tempio dedicandolo ancora una volta al dio dei Sardi, al Sardus Pater Babai. Questa devozione per questo dio è testimoniata anche dal fatto che i romani fecero coniare delle monete proprio con l'effigie del Sardus Pater. Monete che poi, Sabrina, sono state ritrovate anche nei pressi, nell'area del sì, tempio. Sì, tantissime monete ritrovate, si parla di più di 1000 monete tra puniche romane,
Monete che però circolavano in tutta la Sardegna, non solamente appunto questa valle. Gli itinerari legati alla civiltà mineraria della provincia di Carboni Iglesias invece sono particolarmente interessanti perché consentono di coniugare gli aspetti legati alle scienze, all'architettura industriale, all'ingegneria, con gli elementi sociali e culturali che la civiltà mineraria ha portato, creato e lasciato in eredità a queste terre. L'attività di estrazione mineraria era già praticata infatti dai Fenici, dai Romani, dai Pisani e dagli Spagnoli, ma è nel XIX secolo, in seguito all'intervento dei Savoia, che le miniere di Monteponi nel territorio di Iglesias diventarono la capitale mineraria sarda. L'attività mineraria raggiunse l'apice durante il fascismo anche grazie all'apertura della miniera carbonifera di Serbariu e alla fondazione della città di Carbonia. Qui il recente Museo del Carbone, gestito dal Centro Italiano per la Cultura del Carbone, consente anche attraverso una galleria didattica la consultazione di un importante apparato di documentazione materiale e testimonianze filmate di chi a questa miniera ha dedicato la propria vita fino alla sua chiusura nel 1964. Le diverse miniere del Sulcis Iglesiente non più sfruttate a fini estrattivi rappresentano oggi degli importanti esempi di archeologia industriale adibiti a centri di diffusione culturale. A Iglesias, oltre al Museo Minerario, con sede nella Palazzina Liberty che ospita l'Istituto Tecnico Industriale Minerario a Sproni, è possibile rivivere intensamente l'esperienza della miniera visitandone gli imponenti resti. Altra tappa da aggiungere all'itinerario è certamente la miniera di Rosas, a Narcao, attiva dal 1851 al 1980 e ufficialmente convertita in bene culturale nel 2007. Il progetto di riconversione comprende la realizzazione di un museo della civiltà mineraria negli ex edifici industriali, la creazione di un percorso didattico espositivo e di un parco naturalistico per le attività turistiche, con visite guidate al patrimonio botanico e faunistico della zona. Consigliata assolutamente anche una passeggiata a Nebida per visitare la splendida Laveria alla Marmora. Dopo una lunga scalinata immersa nel verde si arriva a uno dei manufatti più straordinari e più spettacolari della cultura mineraria, costruita in pietra a vista di fronte al mare. Ai piedi della Laveria, un piccolo approdo utilizzato per il carico dei minerali può essere utilizzato come trampolino per un tuffo nelle acque color smeraldo. Infine, ecco Porto Flavia, presso Masua, importante gioiello del complesso sistema minerario del Sulcis Iglesiente. Siamo in compagnia di Gabriele Vargiu, che è un tecnico minerario di IGEA, la società che gestisce questo complesso minerario. Gabriele, questo importante gioiello, come dicevamo prima, che fa parte del complesso minerario, è un esempio particolare di un'ingegneria per l'epoca sicuramente innovativa. Assolutamente unica al mondo, non esiste un sito come questo, un porto inserito in una falesia picco sul mare, anche molto difficile da immaginare, che ha veramente rivoluzionato qua il trasporto del minerale, ha rivoluzionato tutta l'industria mineraria di questa zona, perché questa zona aveva grossi problemi di viabilità per via di un territorio molto impervio e Porto Flavia ha praticamente contribuito all'attività mineraria. Gabriele, grazie ad un sistema, dicevamo quindi, innovativo, era possibile trasportare il minerale dal porto immediatamente nelle stive delle navi, caricare quindi direttamente le navi. Come avveniva questo procedimento? Beh, mentre prima avveniva il minerale veniva trasportato praticamente a braccio, utilizzando delle piccole barche in legno, e specialmente d'inverno per caricare una grossa nave ci volevano anche mesi per via del mare mosso. Con l'evento di Porto Flavia una nave veniva caricata in 2 giorni e mezzo. Porto Flavia nasce su 2 livelli a 20 metri di distanza, quindi sono 2 gallerie sovrapposte, parallele. Tra queste 2 gallerie praticamente si è scavata tutta la roccia costruendo 9 silos, sono 9 magazzini che sono enormi, che potevano ospitare 1000 tonnellate di minerale. E poi nella galleria di sotto, con un sistema doppio di nastri, e imbarcavano direttamente sulle navi che arrivava qua.
Si dice che venne battezzato Flavia a questo porto per via del nome della figlia dell'ingegnere che progettò un po' la struttura. Esattamente, i direttori delle miniere o comunque tutto lo staff dirigenziale amava dare i nomi a mogli, figlie o personaggi particolari. Quindi Flavia viene battezzata così perché nel mentre si costruiva nasce la primogenita dell'ingegnere che l'ha progettata e gli dedica la sua opera, quindi proprio un atto d'amore verso la figlia, dedicandogli questa sua grandissima opera ingegneristica. Siamo entrati quindi nella galleria superiore di Porto Flavia. Gabriele ci spiegava poc'anzi infatti che proprio qui avveniva il passaggio di un trenino elettrico carico del materiale poi da trasportare. Gabriele, questa è una parte molto importante di tutto il processo di lavorazione. Assolutamente, era la galleria del treno, il treno trasportava il minerale naturalmente andava difeso perché se si bloccava il treno si bloccava la spedizione del minerale. Qui ci troviamo in una zona che ha in sé una grande particolarità all'interno della galleria superiore ed è sicuramente contraddistinta da questa striscia più scura che potete vedere, detta anche zona di contatto, perché avvicina due tipi di roccia completamente diversi, due tipi di roccia antichissimi, sono i più antichi d'Europa. Gabriele, vogliamo vedere un po' i due tipi di roccia distinte. Mi spiegavi che questo tipo di roccia sarebbe... Questi sono dei calcari, sì. sono delle rocce del deposito chimico, che sono dovute proprio a un deposito dell'acqua, l'acqua scioglie queste rocce che sono dure, ma veramente sono delle rocce durissime, però l'acqua le scioglie per poi ridepositarle. Invece qua ci troviamo proprio in un'altra roccia di deposito, però questo è una deposizione fisica, nel senso che questo è un vecchio fondo marino. Solo che c'è una cosa veramente molto particolare, perché qua non so se vedete, le linee di deposito sono verticali, un fondo marino solitamente sta orizzontale, sì. E qua è avvenuto veramente un grosso movimento di terra, un enorme quasi terremoto che ha veramente preso tutto questo banco di roccia e l'ha spostato di 90 gradi. Questo fenomeno lo si può vedere veramente da nessun'altra parte al mondo, eccetto qua, quindi è veramente un punto molto molto importante. Abbiamo appena concluso il nostro percorso lungo 700 metri nella galleria superiore di Porto Flavia. Gabriele, dicevamo che non è nata qui a caso, non è sorto qui a caso Porto Flavia, perché c'è un motivo ben preciso che riguarda la profondità dei suoi fondali. Sì, riguarda per lo più di... Due caratteristiche di questa zona. Una è la profondità, avevano bisogno di un posto per far entrare le navi, per far arrivare delle navi grosse, e quindi gli serviva un punto dove il fondale era abbastanza alto. Qua il fondale è a 18-20 metri, quindi era adatto per far attraccare una nave di un certo tipo. E in più gli serviva un'altra cosa molto importante, gli serviva un riparo dal vento. Qua il vento di maestrale arriva spesso e volentieri e il mare è spesso mosso, eccetto che in questa cala di Masua, che è coperta dal promontorio anche da pan di zucchero, da questo vento che arriva spesso qua, e qua il mare è quasi sempre calmo. Da non perdere inoltre la miniera piombo-zincifera di Malfidano, attiva dal 1870 al 1977, attorno alla quale nacque il centro abitato di Bugerru. Qui è possibile visitare la Galleria Henry, la più importante struttura della miniera, di dimensioni monumentali per consentire il passaggio di una locomotiva a vapore che soppiantò i lenti trasporti di materiale con i muli.